L'intercessione dei santi fratelli apostoli Pietro e Andrea conceda presto alla Chiesa di godere pienamente della sua unità e la pace al mondo intero, specialmente in questo momento alla cara e martoriata Ucraina, sempre nel nostro cuore e le nostre preghiere. Una delegazione vaticana è al Fanar a celebrare con il Patriarcato Ecumenico la festa del fratello di San Pietro e Papa Francesco, al termine dell'udienza generale, saluta Bartolomeo I. In una lettera inviata al fratello ortodosso, il Pontefice ha richiamato i vincoli che uniscono le due chiese e l'impegno per l'unità, urgente nel mondo bisognoso di riconciliazione e fraternità, dialogo e incoraggiamento per risolvere i conflitti e azzerare ogni forma di violenza, ma anche attenzione alla salvaguardia del creato e alle moderne forme di schiavitù. Nella catechesi ancora una riflessione sul discernimento e sulla consolazione autentica orientata al bene. Ogni volta che devo lavare i piatti o pulire la casa, mi viene una grande voglia di mettermi a pregare. Succede questo nei conventi, Ma la preghiera non è una fuga dai propri compiti, al contrario è un aiuto a realizzare quel bene che siamo chiamati a compiere qui e ora. Non pavoneggiarsi davanti a Dio né pensare che tutto dipenda da noi, Francesco invita a non lasciare spazio al demonio e a capire origine e verità dei propri pensieri attraverso un rigoroso esame di coscienza. Imparare a leggere nel libro del nostro cuore cosa è successo durante la giornata. Fatelo, sono due minuti, ma vi farà bene, ve lo assicuro, Grazie. Al termine per il Papa anche lo spettacolo degli artisti della Rock Blues Brothers.